abbiamo cominciato una festa per la 13ª edizione del Serena Dog Fest, Resistenze, ci siamo divertiti un sacco con Don Pasta che ci ha fatto uno show cooking e fra poco qui a Gambero Lange, a Lingua, faremo i villani. Ma la cosa più bella di questa edizione, che è dedicata alle Resistenze, è questa collaborazione con Mario Incutine, co-direttore artistico per la parte musica e spettacoli, che quest'anno ci farà una sorpresa particolare per sabato 14. È venuta l'idea l'anno scorso: creiamo un conto collettivo, opera paese, con tutti gli abitanti dell'isola che abbiamo provinato in questi giorni, in questi mesi, che stanno facendo le prove con i costumi dei nonni e delle nonne per ricordare quando gli emigranti eravamo noi. Sabato 14 per la festa di chiusura. Che cos'è questo conto collettivo? È una grande opera, proprio un'opera, come se fosse un'opera lirica, ma con la voce, con l'identità, con la dignità, con la potenza del racconto di una comunità che resiste ed esiste, perché senza esistenza non c'è resistenza. Quindi prima bisogna esistere e poi resistere. E siccome Giovanna Taviani ha il cervello, come direbbe Pirandello, come un firrialoro, come una girandola, è riuscita a captare questa idea, che era veramente una scintilla, e l'ha fatta diventare il fiore all'occhiello di questa edizione. Un'edizione a cui io tengo tantissimo, un'edizione che abbiamo studiato nei minimi particolari, ma che soprattutto porterà per la prima volta la gente, il popolo di Salina, a confrontarsi col proprio ricordo, con la propria memoria, in un viaggio speculare, il viaggio di tanti uomini illustri, rifugiati, il viaggio di tanti uomini importanti, emigrati, con il viaggio della povera gente che partiva con la propria valigia di cartone e andava verso l'America o verso l'Argentina. E quando si parte da un'isola come Salina per raccontare chi eravamo e dove vorremmo arrivare, allora veramente si resiste, perché già essere isolani è un problema, è una marginalità. Raccontare che cosa significa partire da una terra che ha i confini dell'impero per cercare fortuna è veramente rivoluzionario. E allora Opera Paese diventa il paradigma per un racconto collettivo che da Salina deve avere la prima edizione quest'anno, ma che deve crescere sempre di più. Ne abbiamo trovati 32, ma contiamo di trovarne per il prossimo anno ancora di più, almeno il doppio, perché questo racconto che questa volta abbiamo scritto noi, ha diretto Ugo Bentivegna, con la partecipazione di Marianella Bargilli e Enrico Arcuri e mia, possa veramente invece essere stato scritto da loro. Cioè, il prossimo anno noi vogliamo che il processo creativo parta da loro e parta d'inverno, quando quest'isola è spoglia e vuota. In quel momento la creatività, l'arte poetica si impadronirà degli abitanti di Salina per scrivere un altro episodio di questa opera paese che oggi, anzi sabato, avrà il numero 0 e che ci porteremo dietro per tutte le edizioni del festival.